Vediamo nei Giudici il capitolo 14. E vediamo quello che dice praticamente qua. È un, alla fine diciamo sarà quello che leggiamo più che così a livello informativo e storico, no? Di quello che è avvenuto un attimino a Sansone. Possiamo considerare veramente gli insegnamenti spirituali, cioè è importante, no? Vedere dietro le parole, dietro quello che leggiamo, è importante per venire ai pensieri di Dio. È un po' quello che abbiamo detto domenica la scorsa, noi. Cioè è importante perché veramente, se no rischiamo di arenarci sulle parole. E quindi non so, uno si poi comincia a distrarsi, ad esempio, sui particolari del particolari storici, sull'ambiente, su questo, sulle circostanze, e così si diventa sempre più, come dice Calogero, cerebrali, cioè così razionalisti, cioè, e si va a perdere il contatto con i pensieri di Dio, perché i pensieri di Dio, cioè, sono l'espressione di quello che Gesù disse, le mie parole. Vedete, le mie parole, le parole sono termini, diciamo, sono spirito e vita. Questo concetto, spirito e vita, sono proprio i pensieri di Dio. I pensieri di Dio sono spirito e vita. E quindi quando Lui ci parla di qualcosa, quando ha permesso che, non so, un certo evento fosse scritto, è perché quell'evento era come, per così dire, la copertina di quello che poi aprendola, ovviamente, cioè quindi non soffermando, ma aprendola, entrare per venire, avvicinarsi ai pensieri di Dio. E quindi nello spirito noi abbiamo bisogno proprio di afferrarli questi frutti. Cioè, a chi vince io darò da mangiare dei frutti dell'albero della vita. Noi siamo davanti a un albero, ok? E poi abbiamo bisogno di allungare la mano e prendere i frutti. Non è che ci dobbiamo, come a dire, non possiamo soltanto ombreggiarci attraverso l'albero, ma abbiamo bisogno di raccogliere anche i frutti, cioè tutto quello che questo albero ci offre. E quindi è così, dobbiamo passare, ricordiamoci sempre che dobbiamo fare questo passaggio, cioè dalla parola ai pensieri di Dio. Ecco, e cominciare a raccogliere e nutrirci. Allora leggiamo questo breve racconto, no? Perché non è che dobbiamo leggerlo tutto, vediamo. Va bene, Sansone voleva cercarsi una donna tra i Filistei, è capitolo 14. Dal versetto 5 noi leggevamo. Allora, praticamente l'introduzione è questa, la preparazione dell'argomento, no? Che i genitori dicono, ma perché devi andare da lì ai Filistei? Non ci sono donne in Israele che devi andare a impelagarti con questi che sono i nemici. E va bene, e poi vi è la nota dell'autore del libro dei Giudici che dice, ma non sapevano che questa cosa proveniva dal Signore. Ecco, e anche qua abbiamo già questo tipo di insegnamento, no? Vedete come, ad esempio, i genitori di Sansone si riferivano ai comandi che Dio aveva dato, e difatti era vero. Per questo che insisteva, perché Dio aveva detto di non accoppiarsi con le donne o uomini di altri popoli, e quindi praticamente i genitori di Sansone hanno cercato di mantenere fede a quello che Dio stava dicendo. Ma qui vediamo che c'è questa nota, ma non sapevano che la cosa veniva da Dio. E quindi vuol dire che quando le cose vengono da Dio, cioè le parole, ecco, che hanno detto una certa determinata cosa, le parole non dicono tutto. Ecco il concetto. Ecco il perché noi dobbiamo entrare nei pensieri di Dio. Perché nei pensieri di Dio c'è un'armonia perfetta dove egli diventa superiore alla parola stessa, alla parola da, anche al comandamento. E quindi comprendiamo che Dio è sovrano sopra ogni cosa. Così, niente, dal versetto 5 possiamo cominciare a leggere. Poi Sansone scese con suo padre e con sua madre a Timna, come furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Allora lo spirito dell'Eterno venne su di lui con potenza, ed egli, senza avere niente in mano, squarciò il leone,
come uno squarcerebbe un capretto, ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. Poi scese, parlò alla donna ed essa piacque a Sansone. Qualche giorno dopo egli tornò per prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del leone, ed ecco, nel corpo del leone c'era uno sciame d'api e del miele, e ne prese un po' in mano e si mise a mangiarlo mentre camminava. Quando giunse da suo padre e sua madre, ne diede anche a loro, ed essi ne mangiarono, ma non disse nulla che aveva preso il miele del corpo del leone. Suo padre quindi scese da quella donna, e là Sansone fece un convito, perché così usavano fare i giovani. Quando la gente del posto lo vide, portò 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro: io vi proporrò un indovinello, se voi riuscite a trovarne la spiegazione e a farmela sapere entro i 7 giorni del convito, vi darò 30 tuniche e 30 cambi di veste. Ma se non me lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 cambi di vesti a me. Essi gli risposero: proponi il tuo indovinello affinché lo udiamo. Egli disse loro: dal divoratore è uscito del cibo, e dal forte è uscito del dolce. Per 3 giorni quelli non riuscirono a spiegare l'indovinello. Poi sappiamo la storia, e non è quello che... Vabbè, il 7° giorno dissero alla moglie di Sansone: persuadi tuo marito a spiegarci l'indovinello. E così l'hanno minacciata e hanno rubato. Ecco qua, questa parola rubare nell'ambito spirituale appare molto spesso nelle scritture e nelle cose dello spirito, no? Hanno rubato la soluzione in modo sbagliato. Allora, fino a qua è un po' il nostro testo. Chi è questo leone che andava ruggendo contro Sansone? Per molto tempo noi, siccome ci sono delle figure bibliche, noi siamo le pecore, giusto? Noi siamo le pecorelle, Gesù è il buon pastore, ma in realtà dentro queste pecorelle, se sono pecorelle o magari dobbiamo diventare delle pecorelle, ecco, in questo senso possiamo mettere il discorso, tracciare il confine della prima della nuova nascita, dopo la nuova nascita. Perché in effetti quando il Signore, cioè quando un'anima nasce di nuovo, ecco, ovviamente entra nel regno di Dio, cambia la sua natura, ok, la sua fonte. Poi dopo certo ci sono tante situazioni, tutto lo resto da sistemare, da mettere a posto, ed è proprio questa fonte di acque vive che in te ha cominciato a sgorgare, che va a purificare tutto il tuo mondo, cioè tutta la tua persona, tutta la tua vita. E adesso certamente non ci soffermiamo su questo, no? Però magari noi pensiamo molto al discorso pecorelle, ma cosa siamo prima di essere diventare delle pecorelle? Siamo dei leoni, vedi? Siamo dei leoni. Difatti, quando praticamente egli propose l'indovinello a quelli, disse: io vi propongo un indovinello, cioè significa io vi propongo una sorta di lavoro. Voi dovete lavorare in questo senso, dovete andare a trovare la soluzione di questo mistero. E così diceva: dal divoratore è uscito del cibo, sono due contrasti, e dal forte è uscito del dolce, contrasti. Vi ricordate quando Gesù diceva la parabola, no? Dice: può un padre, se il figlio gli chiede com'è il pane, dice dagli una pietra? Vedete il confronto opposto? E qua sta dicendo un po' la stessa ordine di idee. Dice: dal divoratore, cioè da colui che divora, è invece uscito del cibo. Vedete? Com'è che l'altra parola? Com'è? Dal forte, che intende aggressivo, no? E invece è uscito del dolce. Come dire, nessuno si aspetta che da un divoratore, come dire, nessuno si aspetta che da un ladro, ok, venisse fuori la generosità e la beneficenza. No? È un controsenso.
Vedete la natura opposta di Dio nei confronti nostri e la natura opposta nostra nei confronti di Dio. Siamo opposti a causa del peccato. Vedete? Quindi questo indovinello è ancora la voce delle scritture e la voce di Dio nei confronti nostri. Di che cosa ti stai occupando tu nella tua vita? Quali indovinelli stai risolvendo? Ti stai occupando solo dei sette suggelli? Ti stai occupando soltanto di mettere a posto i misteri che sono stati rivelati? Ti stai occupando soltanto di ricercare, ad esempio, tutti i lati dottrinali? O ti stai anche occupando di capire, cioè di risolvere questo problema particolare? Chi è sto divoratore? Cioè, l'hai capito chi è? Cioè, Dio, lo Spirito Santo, viene da te e comincia a interrogarti. Capite? Cioè, Dio fa delle domande. Chi è sto divoratore? No? Cioè, noi magari generalmente se studiamo i nostri atteggiamenti o siamo tendenti a giudicare gli altri o siamo tendenti e, cioè, e respingiamo il giudizio su di noi, dentro di noi, no? E lo Spirito Santo invece viene e ti dice: io ti propongo questo indovinare, dice, allora, se voi riuscite a trovarne la spiegazione, a farmelo sapere, entro 7 giorni, perché difatti la Chiesa ha 7 epoche della Chiesa, 7 epoche, e dentro queste 7 epoche la Chiesa deve capire, cioè ognuno per conto suo, ognuno nel suo tempo, deve capire, no? Di risolvere questo enigma. Devi capire che sei un divoratore. È importante, perché se tu capisci che tu sei un divoratore, cioè che fai del male agli altri, che in te c'è il male, allora si avvera questa cosa qua. Dal divoratore è uscito del dolce, ma devi riconoscerlo, devi riconoscere, devi avere, prendere coscienza di questo, no? E allora Dio può operare. E difatti questo indovinello è sulla base di che cosa? Di quello che Sansone aveva fatto a questo leone. Cioè questo leone andò contro Sansone, contro. La natura dell'uomo è contro Cristo. E allora gli va incontro. Magari non se ne rende conto, ma dentro, cioè dentro di noi, ci sono dei denti, degli artigli, dell'aggressività, c'è cioè tutta questa cosa. E nei confronti di Dio, e non solo di Dio direttamente, ok? Ma anche di Dio dentro i fratelli. E quindi il leone è un divoratore anche nei confronti dei fratelli. Quale natura spingeva Paolo a perseguitare i cristiani? Che cosa facevano i farisei? Cosa hanno fatto i farisei a Gesù? E poi anche agli apostoli, eccetera, eccetera. Vedete il divoratore? Quanti credenti sono stati uccisi? Vedete, cioè, è chiaro, no, che la natura. Ma il Signore cosa ha fatto? Cioè, lo vediamo dietro la figura di Sansone. Ha preso sto leone, per dire, vedete quanto è forte il Signore, più forte dell'uomo, del tuo peccato, no? Più forte del mio peccato. L'ha preso e l'ha squarciato. Vediamo un attimo. Senza avere niente in mano, squarciò il leone. Sapete cosa vuol dire? Cioè, praticamente lo afferrò con una tale potenza che lo ha diviso. Questo significa, cioè lo ha aperto. Capite? Lo ha aperto. E il Signore cos'è che ha fatto? Non ha pure aperto la nostra vita, cioè non l'ha squarciata, l'ha aperta come una porta, come un portone, lo ha aperto, lo ha spalancato, ha messo a nudo, vedi, la fabbrica del peccato che è dentro di te, l'ha messa alla luce, l'ha aperto, poi cran, ci ha aperto. Vedete, perché lui ha le chiavi. Questo è un altro tipo di simbologia, no? Cioè lui apre. E così lui ha squarciato, ha spezzato questa forza, però l'ha dovuto mettere a nudo, ci fa vedere. E non pensate che questo si abbina anche un po' al dolore, cioè il discorso di essere squarciate non è tipo una cosa, non dice che ha fatto l'anestesia. Capite? Cioè nel senso, c'è abbinato anche il discorso, il dolore, nel senso, perché? Perché essendo divoratori noi difendiamo con tutte le nostre forze.
la nostra, chiamiamola, il nostro segreto. Ha dovuto aprire. Cioè noi teniamo, perché non vogliamo essere investigati, perché difatti c'è un giudizio, e Gesù l'ha detto, il giudizio è questo, che la luce è venuta, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, non sono venuti alla luce, affinché le loro opere non venissero manifestate, cioè aperte. L'uomo tende a nascondere, Adamo si è coperto con una foglia di fico, non vuole esporre. Vedete? Cioè, lo riconoscete anche, diciamo così, lo riconosciamo anche che è così, anche nella nostra vita è così, è vero. Ma il Signore è stato più forte, ci ha preso e ci ha aperto. E ha messo a nudo quello che veramente siamo. E ci fa vedere quello che siamo. Ecco il perché poi il messaggio fu: dal divoratore è uscito del dolce. Chi è questo? E loro non sapevano interrogarsi. Vedete, perché è un messaggio dato per quelli che vogliono veramente farsi aprire. E non sapevano. L'uomo che non riesce a vedere, non riesce a capire che il centro del problema è lui stesso. E che Cristo ha a che fare con te. È un ring che lui ha a che fare con te. Sei tu e lui sul ring. E tu devi lasciarti aprire dal Signore. Il diavolo ti dice va bene così. Ma invece il Signore ti, anche quando sei credente, dice ma io sono diventato credente, ma è importante che Dio deve aprirti. Ti deve aprire, ti deve scoprire. E così ti fa vedere veramente quello che sei. Perché se fossimo, faccio un esempio, non siamo veramente ancora, cioè non abbiamo veramente ancora incontrato il Signore. Cosa succede? Che noi ci adattiamo e l'uomo si può adattare, l'uomo si può adattare a tutto, si adatta. Cioè dice, ma sì, veramente, oh, questa cosa qua, la cristianità, la fede, è una bella cosa. Allora dice, ma io fondamentalmente amo il Signore, amo anche i suoi insegnamenti e comincia a prendere la forma. Ecco, ed è lì che molti poi si fossilizzano e fanno addirittura idolatria di quello. Io prima ero nel mondo, adesso vedi sono cambiato, adesso non faccio più, non fumo più, non faccio più questo. E così anche molto spesso entra anche quel senso di orgoglio spirituale, che poi è un orgoglio religioso, cioè in vista di qualcosa di religioso. E quindi praticamente ci si può fare idolo, ma dentro ancora abbiamo molte cose che assomigliano a un leone. E poi dopo lo manifestiamo anche nel corpo di Cristo. Vedete, per esempio, se non ricordo male, Paolo nei Galati dice una cosa, no? Che vedete, per esempio, tante volte anche i termini sono uguali, no? Fra una cosa e l'altra. Se voi prendete in Galati nel capitolo 5, nel verso 15, o anche anche dal verso 13, perché sono delle belle, diciamo, espressioni. Galati dal capitolo 5, e leggiamo il verso 13, 14 e 15. Dice, voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso, che se vi mordete e vi divorate a vicenda, dice, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Non è già abbastanza chiaro? Vi divorate l'uno con l'altro. Vedete? È questo, perché il Signore vuole venire a togliere questa, chiamiamola, questa criminalità che è nella natura dell'uomo. Ecco perché il Signore vuole farci nascere di nuovo. Però il concetto nascere di nuovo, purtroppo molti pensano che sia proprio una sorta di
di trasformazione, ma in realtà non è così. La nuova nascita, cioè quando appunto avviene la nuova nascita, che Paolo dice, ad esempio, che quando l'erede è fanciullo, l'erede è figlio. Quindi dice, quando è fanciullo, quindi quando è piccolo, dice, non si distingue tanto dal servo o dallo schiavo, che sarebbe quello che è fuori della famiglia, non è della famiglia lo schiavo, perché non è erede. Invece quello è l'erede perché è figlio. Però dice, ma quando è piccolo, quindi quando è appena nato, non si differenzia ancora tanto. Ok? Quindi è importante che uno dice, ma se uno è nato di nuovo, quella cosa gli passa. No, non è così. Non è in questo che consiste la nuova nascita. Ecco dove sta l'errore che ad alcuni impedisce di andare avanti e di vedere chiare le cose. Perché la nuova nascita sostanzialmente è il risveglio del tuo spirito, cioè che diventa come una fontanella che comincia a sgorgare spirito e dopo spirito, spiritualità dentro di te, cioè che sei un ammasso di violenza, di confusione, questa acqua che scaturisce dal tuo spirito, no? Che in altro linguaggio, in altra simbologia potrebbe essere la luce, capite, no? Ecco, il concetto è sempre quello, che lo spirito che cosa fa? Comincia a zampillare la sua natura spirituale, comincia l'anima, cioè trasmette dei dati alla tua anima, cioè alla tua parte malata, e tu cominci a vedere qualcosa, no, che è superiore a te stesso. Ed in questo tu vieni gradualmente squarciato, aperto e rivelato. Dice che è lo spirito dell'uomo che conosce la profondità dell'uomo. Quando lo Spirito Santo lo incontra e lo illumina, cosa fa lo spirito dentro di te? Fa dei lampi di luce e tu in un momento vedi, come nella notte, no? C'è il lampo, tu non vedi niente, giusto? Viene il lampo e tu in un batter d'occhio vedi tutto lo scenario, per un momento. Ma lo vedi, oh, ecco qua. E così, ecco, l'anima è lì che c'è il concetto decidere di seguire, di crescere. O di dire, oh vabbè, ecco, e perdersi in queste comodità, ma io sono nato di... No, non è questo. Noi dobbiamo dare retta a questo meccanismo di vita che Dio va svolgendo dentro di noi. Non è solo il fatto di essere nato di nuovo, è un discorso che la nuova nascita viene identificata in questo, e Gesù l'ha detto. Chiaro e tondo, se uno non è nato di nuovo non può vedere. Quindi lo spirito dell'uomo si risveglia, questo è il principio fondamentale in cui la nuova nascita comincia a manifestarsi. Che l'uomo prima aveva soltanto distruzione nella sua mente, solo pensieri stupidi, inutili, così. Ecco, da quando c'è questo contatto, questo qualcosa che avviene, no? Cosa succede? Che comincia a vedere le cose, ad avere, a riuscire anche a vedere, non soltanto avere, ma a riuscire a vedere qualche cosa di più. Perché si aprono i suoi occhi, cioè il suo spirito sarebbe. Gli occhi, si intende lo spirito dell'uomo. Comincia a comunicare con Dio e Dio gli dà la visione delle cose. La visione di Dio, intendiamo. E l'uomo viene sempre più aperto. Vedete, perché già la nuova nascita parte dal principio come di uno squarcio, la fonte. Dice, se tu berrai di quest'acqua, dice, non avrai più sete, ma anzi, quest'acqua diventerà in te che cosa? Una fonte. Che cos'è una fonte? Una fonte è uno squarcio. Una fonte naturale, intendo, Una fonte naturale è una esplosione. Non è qualche cosa di gentile, è una esplosione, è una parte del monte, diciamo, generalmente così, no? Della montagna, del monte, quello che è, che non contiene più l'acqua. E cosa fa? Nel suo punto più debole scoppia, pom! E l'acqua comincia a sgorgare. Vedete? Cioè è la pressione dell'acqua, la potenza dell'acqua, la sua spinta. Che cosa fa? Sfonda una parete, addirittura le rocce, le muove. Cioè sfonda una parete di questa montagna perché deve uscire.
Quindi fondamentalmente la nuova nascita è come uno squarcio della nostra anima da cui lo spirito dell'uomo comincia a gettare raggi di luce. Ecco qua perché comincia a vedere il regno di Dio. E se tu non lo vedi, come fai a camminare? Come fai a muoverti in questo regno? Ecco il perché principia su di questo. Ed ecco il perché l'erede, cioè come dire che, chiamiamolo così, appena nato, è piccolo, no? È fanciullo, è piccolo, ecco il perché non si distingue tanto dal servo, perché appunto questa luce sta semplicemente cominciando a lavorare in lui, sta cominciando a lavorare, e quindi questo fanciullo ha bisogno di piano pianino di crescere, e ha bisogno poi anche di tutto il resto, per esempio la compagnia fraterna, ha bisogno di cantare, ha bisogno di prendere, cioè ha bisogno di tante, per crescere. È per allargare la sua visione. E poi dice, se uno è nato in non può entrare, perché prima c'è questa prima fase per poi conseguire l'altra. E l'ingresso è il concetto dello Spirito Santo, che perché lo Spirito Santo viene, diciamo, in un cuore che si comincia a purificare. Però è ovvio, dice, ma allora sarò purificato del tutto? No, neanche quello lo puoi dire. Ecco qua, quindi vedete, questo è il lavoro che fa Cristo nella nostra vita. Lui ci ha incontrati nel nostro cammino selvatico. Lui è passato per una vigna, no? E praticamente ha trovato lì un leone. Vedete, anzi, se voi leggete bene, notate un particolare che ha fatto Dio nei confronti di Israele e di noi gentili. Dice, allora, poi Sansone scese con suo padre e con sua madre a Timna, cioè il paese. Come furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leoncello a venirgli incontro ruggente. Vedete? Egli era andato nel paese, ma poi si spostò nelle vigne. E così Dio è venuto in Israele, ma dopo si è spostato in un'altra vigna ed è venuto a trovare noi. E noi eravamo là, nella nostra, imprigionati nella nostra natura ribelle. E così è stato, così i popoli gentili sono pagani, nemici di Dio. E Dio è venuto nei suoi nemici. Ha incontrato noi che eravamo in quella condizione, che cosa ha fatto? Ci ha aperti, ci ha affrontato. Vedete? E poi cos'è successo? Che il giorno dopo, aspetta, qualche giorno dopo egli tornò per prenderla. Ecco, tornò per prenderla. Notate perché io ho detto il discorso si spostò nelle vie. Qualche giorno dopo, dopo egli tornò per prenderla. E lei era dove? A Timna, cioè nel paese. E uscì di strada, capito? Uscì di strada per vedere la carcassa del leone. Dio è uscito di strada, Cristo, l'Evangelo. Prima era per Israele. Ok, e poi si è spostato a noi. E questa carcassa era lì ancora aperta. E perché era aperta? Dentro ci ha trovato uno sciame d'api ed è mio. Ha fatto un'opera il Signore? Cosa ha messo dentro di te il Signore? Ma l'ha messo sopra il leone o dentro? Dentro la carcassa dove Dio aveva lavorato uno squarcio, la fonte, ha aperto. Vedete? Cosa sono quelle api? Sono il lavoro degli angeli, che attraverso i quali Dio mette, sono i suoi servi, no? Egli mette il miele dentro di te, la dolcezza. Eravamo amari, eravamo aggressivi, e invece il Signore ha messo la dolcezza dello Spirito. Cosa c'è più dolce del miele? Vedete? E questo miele è prodotto dal lavoro incessante delle api. Pensate, rappresentano gli angeli, questi piccoli esseri alati. Perché? Pensate quando Giacobbe vide la scala, cos'è che ha visto sopra? Angeli di Dio che salivano e scendevano. Cosa vuol dire questo salire e scendere? Vuol dire che amministrano le cose del cielo e della terra. Amministrano nel senso che Dio usa il suo esercito, lo usa. No, giusto, è biblico. Anche Gesù stesso disse a Natanaele: tu ti sei meravigliato che io ti ho detto che ti ho visto sotto al figo, ma dici tu vedrai cose più grandi, vedrai il figliolo dell'uomo e gli angeli di Dio che saliranno e scenderanno sopra di lui. Vedete?
Quindi dove c'è lui ci sono i suoi angeli che lavorano per lui, lavorano con lui. E attraverso questo movimento angelico il Dio, dopo che ci ha aperti, non ci ha lasciato così imputridire a tipo, no? Perché sarebbe questo, no? Egli è venuto il giorno dopo, è venuto, quindi il Signore, se, diciamo così, in qualche occasione, ok? In qualche occasione succede che tu ti senti come questo leone, cioè tipo come se hai fatto un incidente nella tua vita e sei lì fuori strada tutto dolorante. Non, aspetta ancora un po' che vedrai che il Signore ritorna, passa di nuovo, perché deve venire a controllare se i suoi operai celesti stanno facendo il suo lavoro, il loro lavoro, giusto? Lui è il datore di lavoro, no? Lui è venuto ad aprirci, ci ha lasciato fuori strada come se fossimo una carcassa, come vedete anche le prove, le circostanze, le ferite. Le ferite cosa fanno? Aprono qualcosa dentro, vedete? E siamo a volte messi là del tipo così, quasi in stati di sofferenza, di disperazione. Ma non preoccuparti, perché gli angeli, senza che tu neanche te ne accorgi, Dio fa un lavoro dentro di te, ma poi lui passa, deve venire a controllare i suoi operai. Vi ricordate di Boaz? Mi viene in mente Boaz. C'era, sapete, Ruth andò a lavorare, entrò lì, il guardiano gli disse, va bene, vieni, entra, lavora. Boaz, il padrone, no? Non c'era ancora. Cosa ha fatto? È venuto, è andato dal capo, giustamente, no? Vedete, Cristo, no? Che rispetta il ministero, va dal capo, non va da chiunque, va dal capo, da quello che dal ministro. E chiede, dice, come vanno le cose? Vedete, Boaz, che rappresenta Cristo, entra nella sua vigna, no? È vigna, è il suo campo, non era una vigna, è il suo campo, e chiede come vanno le cose. Cioè Dio dirige i suoi angeli, li segue, perché vuole che questi devono produrre il miele dentro di noi. Ma questo miele da dove viene? Non viene dal Signore? Quando nel Cantico dei Cantici è detto, siccome la sposa è... Tutto ciò che voi leggete nel Cantico dei Cantici in riferimento alla sposa è la stessa cosa di quello che è Cristo. La stessissima cosa. Perché la sposa è uguale a Cristo, allo sposo. E dice di lei, tu sotto il tuo palato, dice, il miele si trova nella tua bocca. La dolcezza. Quindi da dov'è che è venuto? Dalla bocca di Dio. Ecco il perché poi noi avremo il suo miele sotto la nostra, cioè da amministrare, da portare agli altri, se abbiamo il suo miele. La chiesa, la sulamita, non è che ha il miele così perché è speciale, ce l'ha perché? Perché lo riceve da Dio, dal suo sposo. Ecco il perché ce l'ha nella sua bocca da darlo agli altri. Vedete quanto è vedete come tutto fila liscio. Dove si trova sto miele? Si trova nella sua voce, nella sua parola. E noi più lo ascoltiamo e più questo miele viene dentro di noi. Però non deve mancare il discorso della disciplina, perché noi siamo resi perfetti per via di sofferenze. Ma anche Giacobbe lottò, è vero? E l'angelo nel primo tratto dice, quando egli vide che non lo poteva vincere, perché Giacobbe nella sua natura di ingannatore o divoratore, il forte Giacobbe che vuole conquistare le cose con le sue forze, ha lottato con le sue, come un leone, ma e il Signore lo ha domato, l'ha toccato anche lui, no? Nell'anca, e qualche cosa si è aperto in lui. Benedetto sia il nome del Signore. Cioè, veramente, vedete come c'è questa lotta. Nelle prove noi lottiamo con Dio e Dio lotta con noi. Perché? Perché vuole aprirci e noi diciamo, no, no, paura, no, no, non mi va. No, e c'è questa lotta, ma arriva un momento in cui egli ti deve indebolire per farti capire che, come ha detto Gesù a Pietro, no, tu non mi laverai mai i piedi. Dice, se io non ti lavo i piedi, tu non avrai parte con me. Vedete quanto è seria? Se io non ti lavo, tu non hai parte con me. Allora Pietro ha dovuto
arrendersi. Vedete? E se noi lasciamo fare al Signore, può sembrare anche doloroso, sapete? Perché magari qualcosa di noi ci viene tolta, ma Dio sta lavorando in tuo favore per metterti il suo miele dentro. E se no, tu cosa avrai da dare agli altri? Io mi preoccupo di questo. Cosa devo dare io agli altri? Io non ho niente di buono da dare. Perché? Perché, come abbiamo letto, amatevi gli uni gli altri. Perché c'è questo insistente? Quante volte c'è scritto nel Nuovo Testamento amatevi gli uni gli altri? Tante volte. Ogni lettera lo dice questo. Perché? Perché Dio sa quanto noi siamo deboli in questo. Conosce la nostra natura. C'è un salmo, se non sbaglio, il salmo 33, quello lì che dice, il Signore si ricorda che noi siamo polvere. Si ricorda il Signore cosa siamo, sa che abbiamo questa natura feroce. E allora dice, amatevi intensamente, non, ma dice, ma se vi mordete e se vi divorate, anzi vi faccio vedere anche un'altra bella cosa nel Cantico dei Cantici. Guardate come il Signore è anche simpatico nel suo, diciamo così, nel suo verbalizzare le cose di Dio, no? Io lo dico così, simpatico, perché è vero, è un simpaticone il Signore, cioè, porta delle figure troppo piacevoli, troppo sincronizzate alla perfezione. Guardate il Cantico dei Canti. Adesso io non, onestamente, fratello, credetemi che non è che io avevo proprio, non ho fatto altro che pregare che il Signore mi dava qualcosa, perché non c'era niente di come magari le altre volte, sapete, di più visualizzato, ecco, dentro di me. Vediamo. Nel Cantico dei Cantici, nel capitolo 4, vabbè, leggiamo dal primo verso, l'1 e il 2, dice: come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi dietro il tuo velo sono come quelli delle colombe, i tuoi capelli sono come un gregge di capre che pascolano sul monte Galad. State attenti qua. I tuoi denti sono come un gregge di pecore tosate, che tornano dal lavatoio. Tutte hanno gemelle e nessuna di esse è sterile. Come sono i denti del nato di nuovo? Come un gregge di pecore, non più come un lupo, come un leone. Capite? Perché Dio ha operato. Dio ha spezzato quella figura. Ha messo il miele. Quindi adesso i nostri denti, non, quando noi possiamo sorridere, capite? Non sembriamo più un vampiro, spiritualmente parlando, ma la nostra dentatura testimonia che, come dire, quando uno, per esempio, avete notato, no? Quelle persone che magari purtroppo, poverine, hanno un problema ai denti e magari ce li hanno tutti neri, tutti brutti, così. E uno li guarda e dice, mamma mia, che cosa, cioè, nel senso fa impressione, no? Non è per offendere, dico, dà fastidio questa cosa. Poi dopo tutto un tratto vedete che la sua dentatura è bella, cioè, e dice, cosa è successo? Sono stato dal dentista. Cioè, è intervenuto, adesso non sono più sgradevoli. Ah, cioè, e ti comunicano qualcosa di diverso. Difatti si dice che una persona è bella quando ha un bel sorriso, una bella dentatura. Anzi, scusate, quando uno ha una bella dentatura, generalmente si dice ha un bel sorriso. Vedete, i nostri denti non sono fatti per divorarci, ma sono stati cambiati e predisposti per divorare qualche altra cosa. Che cosa? La parola di Dio. Vedete? Egli non si consegna ai leoni. Daniele è stato messo nella fossa dei leoni, ma lui non si fa mica mangiare dai leoni. Ci vuole una dentatura che sia sincronizzata con la sua natura. Difatti in Giacomo dice, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, ricevetela con mansuetudine, mangiatela con mansuetudine. La Santa Cena è una figura di che cosa? Di noi che sbraniamo il Signore? No, di noi che abbiamo comunione. Quindi non poteva che i nostri denti dovevano avere la forma,
selvatica, capite? Da predatore. No, i nostri denti dovevano avere una forma simile a colui che noi mangiamo, l'agnello. Dice, i tuoi denti sono come un gregge di pecore, tornano dal lavatoio, sono anche lavate, sono anche pulite, non sono sterili, non c'è sterilità in esso, in ciascuno di essi, hanno dei gemelli, c'è una comunione, capite, una comunione di spirito, c'è un riflesso con quello che noi mangiamo, non c'è sterilità. Noi mangiamo e ci possiamo nutrire di Cristo perché abbiamo una comunione spirituale. Anzi, pensate che in Geremia, se non mi sbaglio, ricordo un verso che dice: egli ha spezzato i denti agli empi. Vedi, anche noi c'era qualche cosa di empio dentro di noi, no? In questa natura selvatica. E Dio ha rotto questa dentatura brutta, aggressiva, e ci ha rifatto una dentatura non per morderci. Mi piace quel verso perché dice: e vi mordete e vi divorate. A volte non divoriamo, ma mordiamo. È vero? Cioè diamo un morso, ok, che ricorda il serpente, il morso, vedete? La natura cattiva. Ma il Signore ci ha dato un'altra dentatura. Una dentatura per mangiare la parola di Dio e per presentare un bel sorriso e la parola di Dio stessa quando la predichiamo, il miele. Affinché le persone guardando dicono: mamma mia, ma che è questo? No? Cioè, dice: ah, che bello, no? Che bello, cosa ha fatto il Signore? È vero, non so se... Ecco, e il messaggio qual è allora? Occupati nella tua vita, certo, di Dio, come abbiamo detto all'inizio, di cercare la rivelazione e i suggelli, i misteri, bene, ma ti stai occupando di questo? Ti stai occupando di questa esperienza? Cioè, tu devi risolvere questo enigma, non solo a sapere, a confessare che quel leone e quella natura da divoratore aggressiva sei tu e ce l'hai tu, ma anche il come il Signore te lo fa comprendere volta per volta, perché molti insistono, come abbiamo detto, sulla nuova nascita come una stazione perenne. Io invece non mi fermo alla nuova nascita, io vado avanti e punto il mio sguardo sul meccanismo di Dio che parte da prima della nuova nascita e ci accompagna fino alla fine dei nostri giorni. Quindi abbiamo sempre da risolvere, cioè di occuparci di questo, chiamiamolo enigma, dire: ma come io, c'è qualcosa di enigmatico dentro, di misterioso. Ecco, il salmista diceva: rivela i miei peccati io nascosti. E ma non solo, diceva anche: Signore, indaga, scruta i miei pensieri e vedi se vi è qualcosa di iniquo. Vedete, non è una cosa, dice, ho fatto l'esperienza quella volta lì e adesso, no, è qualcosa che questo enigma, no, riguarda tutto il nostro essere. Più noi ci lasciamo aprire dal Signore, più scopriamo quello che siamo e risolviamo e perveniamo al risolvere il nostro enigma parte per parte, diciamo pagina per pagina della nostra vita. E così il Signore aggiunge il miele. Ecco perché dice: quella persona l'ho vista 2 anni fa, la rivedo adesso, è cresciuta. Cosa vuol dire cresciuta? Non poteva crescere se in questo frattempo non si è lasciata investigare dal Signore, aprire dal Signore, e se non dava al Signore l'opportunità di mettere il suo miele. Come poteva crescere? Quando voi vedete una persona che è veramente cresciuta a livello spirituale, e che dovrebbe essere sempre così, dovrebbe essere sempre così, cosa è successo? Dovete sapere che è successo questo. Cioè, questa persona si è veramente occupata, preoccupata, no? Di vedere la sua posizione davanti a Dio. E costantemente dire: Signore, investigami. Non voglio lottare contro di te. Perché dico contro? Perché l'angelo dice: quando vide che non lo poteva vincere, perché non lo poteva vincere a Giacobbe? Perché Giacobbe resisteva. E noi dobbiamo arrivare a percepire questo: Signore, non voglio più resisterti, voglio che tu, Signore, mi apri.
è che fai questo, non fa niente quanto sia doloroso, non fa niente quello che devo perdere. Il tuo miele vale più di qualsiasi altra cosa. Il tuo miele per me è la cosa più preziosa che esista. Questo, e voglio entrare, ecco qua il concetto, anche questo ruolo angelico, no? Che lavorano in favore di Dio, e noi dobbiamo entrare in questa conoscenza spirituale. Ecco il perché non dobbiamo stare attenti a come parliamo, a come agiamo sopra tutte le cose, per non fare in modo di aprire le porte all'esercito nemico e farlo entrare nell'ambiente. Ci sono diversi ambienti, questo poi lo vedremo meglio, perché c'è appunto un'attività angelica. Quindi se io comincio a uscire fuori linea, io sto aprendo le porte all'esercito nemico. Gli sto dicendo: entrate. Quando nelle famiglie si arriva a perdere la pace per qualche motivo, non dico cose, incidenti, adesso non voglio dire, ma dico proprio così, per nulla, per discussioni, per incomprensioni, è perché qualcuno ha aperto le porte a qualche spirito e quello è entrato in casa tua. E allora incomprensioni, discussioni, rabbie, cose, disordine, vedi? Per questo, ecco il perché il Signore ci vuole disciplinare, per tenere le porte chiuse a questi angeli, agli angeli delle tenebre, e aprirle a questi angeli, a queste api, che vengono a impollinare un po' la nostra, sai che le api hanno un grande ruolo nella natura, perché impollinano, dove vanno vanno. Io neanche lo sapevo, ma quando mi è capitato sott'occhio sta cosa, sono rimasto, ho glorificato il Signore, ho detto: ma guarda quanto sono importanti le api. E quindi portano il miele nella nostra vita, ma anche impollinano il nostro essere, la nostra vita, il nostro ambiente, lo impollinano. Uno viene poi in questa casa e dire: sto bene qua, perché? E vi dico che tante volte queste cose sono successe, succedono, cioè ho visto io, sia per casa mia, sia anche in casa di altri fratelli. Perché? Perché c'è nell'aria il polline, la presenza di questi angeli, l'attività di questi angeli. Però dobbiamo fare attenzione, ecco, a non aprire le porte ai viandanti. Vi ricordate, non so se ai viandanti, Davide dice: un viandante passò, a questi spiriti che vagano e vogliono entrare dentro gli ambienti che Dio crea, gli ambienti di pace. No? Sono isolotti, no? Che Dio, quando la Chiesa si raduna insieme, è un ambiente, no? Un Eden dove il diavolo non deve entrare. Ecco perché il Signore ci mette sotto disciplina. Quindi notate anche l'ultimo dettaglio e terminiamo. Dice: se voi indovinate questo indovinello, io vi darò 30 cambi di vesti. Vedi? Non dice la scrittura che il credente viene vestito e di vesti bianche, il vestimento della grazia, il vestimento dell'amore? E certo, perché è questione di presentabilità. Il vestimento è qualcosa che poi veramente nei pensieri di Dio, il vestimento ha a che fare con la luce, vestiti di luce come era Adamo. Ecco il perché. Poi dice: dopo il peccato si accorsero che erano nudi, vedi? Perché erano stati privati di quella luce. Vedete, se voi vi occupate seriamente, come abbiamo detto di Davide, di lasciarci aprire dalle mani di Dio, e quindi risolvete l'enigma, il mistero è insito in voi stessi, per uscire, con lo scopo di uscire dalle fauci di questa natura perversa e peccaminosa ed entrare nel lavoro della grazia, voi risolverete il vostro enigma e allora io vi vestirò. Vi ricordate l'ultimo esempio? Il diavolo era lì davanti a Joshua e aveva i vestimenti sudici, sporchi, ed è per questo che il diavolo lo accusava. E il Signore ha detto all'angelo, gli ha detto all'angelo: cambiagli
i vestimenti sporchi e mettigli quelle pulite. Perché? Perché Yoshua si era mantenuto davanti al Signore. Era diritto davanti al Signore. Pensate voi che quest'uomo non si era, diciamo così, spiritualmente, con l'ottica del Nuovo Testamento, no? Dello Spirito Santo, eccetera. Pensate che quell'uomo non si era lasciato apparire dal Signore? No? Ecco il perché lui era diritto davanti al Signore e non faceva strepito, come per dire, non si disperava. Perché? Perché come Giove poteva dire: io so in chi ho creduto, ero diritto e mi aspetto da te il giudizio, non dal diavolo, me lo aspetto da te. Signore, io sono qua, sono una vita che mi sto facendo giudicare da te e attendo ancora da te, cioè non mi giustifico da solo, sono qua, fai tu, Signore. E quando Dio vede questo, crolla, cioè il suo cuore piange per te, capito? E allora dice all'angelo, dice: togli quei vestimenti sporchi, perché adesso basta, non lo voglio più vedere in quelle condizioni, e mettiamogli i vestimenti puliti, perché ha risolto il suo enigma, il suo indovinello. È la stessa cosa quando l'angelo, vedi, dice: tu hai lottato con Dio e con gli uomini, hai trovato la chiave. La chiave non consiste nel dominare gli altri o sapere più degli altri. Perché dice: lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto? Perché? Perché Giacobbe aveva riconosciuto il suo nome. Quella è la chiave, il segreto per poter poi accedere al nome, alla natura, alla vita degli altri, ai loro segreti. Hai lottato con gli uomini e hai vinto. Perché? Perché hai capito che il segreto non è fuori di te, non è negli altri o per gli altri, che tu li devi dominare, devi sapere come fare, le strategie. No, l'uomo fa così. Vedete? Ma la chiave la trovi dentro di te. Se tu sai riconoscere te stesso, tu hai vinto sopra le potenze del nemico. E Dio ti dice: tu non ti chiamerai più così, ma ti chiamerai Israele. Cioè gli ha dato un nuovo vestimento, una nuova natura, lo ha vestito di un altro nome. Vedete, tu hai trovato la chiave, la risposta, l'indovinello, l'hai risolto. E noi dobbiamo occuparci di questo. Dice: ma non dobbiamo anche tipo crescere nella conoscenza, cioè di quello che Dio ha fatto? Ma certo, ma pensate voi che siete voi che lo dovete fare? Se noi ci occupiamo di questo, Dio ci parla del suo regno, è lui che lo fa, è lui che ci conduce per mano, o ce lo siamo dimenticati? È lui, se lui dove ci conduce? Ma allora non abbiamo più fede che veramente lui ci conduce? Dice: egli, quante volte abbiamo detto: l'Eterno è il mio pastore, egli mi fa giacere in verdeggiante, mi guida lungo le acque, mi guida. Cioè, cosa vuol dire? Lui mi porta nei pascoli erbosi. Che cosa sono i pascoli erbosi? Tutto ciò che riguarda lui, la sua comunione in prima. Lui mi guida, quindi lui mi tiene, lui mi tira in comunione con lui, ma poi mi conduce nelle acque calme, nell'erba, mi fa mangiare, vedete? E Dio ci dà tutto quello che ci serve. Ecco il perché dobbiamo insistere in questa direzione. Questo è il meccanismo che gira e che produce il regno di Dio, lo produce e fa di noi persone nuove. È il rinnovamento sempre nuovo. Che veramente il Signore ci dia la grazia di entrare in questo lavoro, in questo lavoro di grazia. E veramente dobbiamo dire: Signore, Signore, io voglio nascere di nuovo. Se siamo già nati di nuovo, allora dobbiamo dire: Signore, io voglio ricevere il tuo Spirito. Se abbiamo ricevuto il suo Spirito, allora diciamo: Signore, e fammi camminare con te. Io voglio camminare, voglio seguirti, mi voglio santificare, voglio entrare nella strada, nella via della superna vocazione, voglio arrivare lì, io voglio essere vicino a te quel giorno, quando ci sarà il nuovo cielo e la nuova terra. Io non voglio stare sulla terra, io voglio stare dentro quella città. Questo io è il mio desiderio ed è quello che io lo comunico.